Episodio 4, parte 1. Temprato al fuoco. Un gruppo separatista guidato da Goran Zivmovic ha occupato una fabbrica di armi in disuso a Vogoska. Le forze dell'ONU assalteranno la struttura per impedire alla ZP di impadronirsi dell'uranio impoverito che potrebbe essere usato per costruire una bomba sporca. L'ONU ignora che la ZP collabora con la sezione rossa, la quale ha scoperto che dei fornitori della NATO tenevano qui delle scorte illegali di combustibile nucleare esausto. Usando l'assalto dell'ONU come copertura, devo infiltrarmi nello stabilimento, distruggere le prove del coinvolgimento della NATO e scoprire il collegamento tra Zivmovic e la sezione rossa. Попробуй вытащить из него какую-нибудь информацию, а я подготовлю все для нашего отъезда. Так точно, господин Зимович! Chi sei? Soldato semplice Jensen, non mi uccida! Se sei fortunato sarò rapido. Dov'è la tua unità? Non lo so. Dove sono? Io. Prova a ripeterlo. Ho già detto che non lo so. Parla! Ci siamo separati. Ho già detto che non lo so. Qual è il tuo nome, ragazzo? Sono dappertutto. Ci hanno circondati. Questo è un ordine. Nome e grado. Soldato semplice Jensen del 32esimo, signore, in forza alle Nazioni Unite. Dov'è la tua unità? Io non lo so. Da quella parte. Ci hanno separati. Teresa, piccola deviazione. Ho un giovane soldato in stato di shock. Devo riportarlo dai suoi. Alla radio, ce ne serve una per ottenere una chiave di accesso per la tenda Asmat. Soldato, la tua unità ha una radio? È stata distrutta quando ci hanno teso l'imbascata. Ma mi sono portato via il frequency hopper. Gabe, è un buon inizio. Senza frequency hopper, la radio è solo un costoso soprammobile. Bene, soldato. Troveremo una radio adatta a quel coso. Intanto cerca di tenere d'occhio i contenitori di uranio impoverito. Secondo noi sono il motivo principale per cui la sezione rossa è sul posto. Ricevuto. Distruggerò tutti quelli che trovo. Logan, chiudo. Andiamo, ragazzo. Via di qui. Sì, signore. Quindi sto salvando il soldato dell'ONU. Tu guarda. Cazzo. No, vabbè, ragazzi. Io non ce la posso fare. Allora, quello è un coso di uranio. Ah, così vedi, contenitori distrutti, 1 di 5. Vieni qui. Scusa, ma se devo passare da qua? No. Scusami, ma qua mi dice che devo passare, ma poi non mi fa passare. Mamma mia, ragazzi, veramente sto gioco è insopportabile. Sì, ma che devo fare? Non posso andare da nessuna parte. Cioè, veramente devo fare tipo...
E ora? Mamma mia. Vaffanculo. Veramente sto gioco, ragazzi, è un cestello dell'immondizia. Proprio un cestello dell'immondizia. I comandi sono orribili. Guarda da dove devo ricominciare. Ma tu stai scherzando? Me l'ero dimenticato che qua si poteva... Me l'ero proprio dimenticato che qua si poteva riavvolgere il tempo. Niente, mi dice striscia, però qua non fa un cazzo. Ho capito, ma striscia, ma qua non mi fa nulla. E qua? Sì, signore. Quello è rimasto lì fermo come un ceppo. Forse devo far scoppiare questo. E infatti. A questa parte. Oh Gesù. Sono qui. Быстро, быстро. Я слышу бой где-то рядом уже. Area sgombra. Sergente, dobbiamo passare di qua. Ma io un altro medikit non ce l'ho, vero? No. Sergente! Jensen, aspetta! Oh no, non mi dire che ho sprecato il medikit. Mi sparano!
Il bello è che poi il deficiente resta lì fermo. Cioè, ma che soldato dell'ONU è questo? Cioè, come li reclutano all'ONU? Scusatemi. È una pessima pubblicità per l'ONU questa. Cioè, come se non sapesse che se prende fuoco... Jensen, abbassati! Affermativo. Forze ostili eliminate. Sì, ma ora qua io però... Ah, ecco, forse da là devo far scoppiare quel coso. Teresa, ho distrutto tutti i contenitori di quest'area. Nuova arma? Ma qui non posso passare. Ehi, va attento al fango. Non hai l'equipaggiamento per passarci in mezzo. Infatti sono morto praticamente. Minchia. Forze ostili eliminate. Vieni qui. Sì, signore. Soldato, porta qui il frequency hopper e fai funzionare questa radio. Sì, signore. Teresa, ho trovato la radio dell'ONU. Grande, dammi un attimo e avrò il codice. Eccola.